So good morning, students, and welcome to another episode of Power Up Your English. So where were we? We were on Unit 9, Time for Work, and here you will find the solutions to your exercises. So let's have a look at number one, jobs and workplaces. So work in pairs. Match the jobs in the box to the workplaces, then listen and check. Quindi dovevamo inserire questi lavori con i vari places dove le persone lavorano. Quindi qui avevamo school, avevamo detto school teacher, hotel. So now let's listen. 1. School, teacher. 2. Hotel, receptionist. 3. Shop, shop assistant. 4. Restaurant, chef, waiter, waitress. 5. Hospital, doctor, nurse, surgeon. 6. Farm, farmer. Very good. Number two, read and listen to the descriptions of two jobs. And which jobs from exercise one are they? Quindi che lavori erano quelli descritti nella number one and number two? Let's check. So number one was waiter or waitress, cameriere o cameriera. And number two was surgeon. Surgeon, lo sappiamo, in un hospital è il chirurgo. Number three, match the workplaces 1 to 6 to the photos A to F. So here is the solution. So hair salon was image C. Quindi l'hair salon, il parrucchiere era C. E, factory, invece è una fabbrica. Attenzione, factory può sembrare fattoria. B, garbage. A, gym. D, office. And F, travel agency. Very good. Quindi ricordatevi, farm è fattoria, factory è fabbrica. Qui c'era un bel guess who. Avevamo i nomi delle le descrizioni dei lavori, the description of the jobs, and we needed to match it with the title. Dovevamo fare un match con il title del job. So vediamo, A1 is secretary, 2 a hairdresser, 3 a dentist, 4 an artist. Attenzione all'articolo, qui aggiungiamo la N perché abbiamo l'inizio con la vocale. A driver, a cleaner, a travel agent, and an engineer. Very good. Let's move on to the next page. Pronunciation. C'erano due parole, avevamo sentito già l'audio, che non, dove non si sentiva l'H, vi ricordate? Queste parole erano hour and honest, mentre in tutte le altre l'H è aspirata e quindi ricordatevi che quando l'H è aspirata, possiamo mettere l'articolo semplicemente A. Quando invece l'H non è aspirata come an hour or an honest man. So be careful to that. Qui dovevate watch the video, we watched it last time, l'avete già visto. Guess the job, indovinate i lavori, che lavori erano. Number one was a mechanic, number two, journalist. Number three, a pilot. Number four, a hotel receptionist. Number five, an artist. Number six, fitness trainer. Very good. Here, do you remember James M. Pavan? You needed to do this reading. E dovevamo fare il match del title. Come potevamo chiamare ognuno di questi tre paragrafi? Here is the solution. So paragraph 1 is D, paragraph 2 is C, and paragraph 3 is A. Well done if you got it right.
Number three, read and listen to the TV guide and complete the sentences. Quindi, leggendo, guardando queste TV guides, dovevamo completare queste sentences. So, James cleans the windows on, avevamo detto, skyscrapers or tall buildings. Number two is weather, quindi bad weather. Number three, what was Pavan? Was an animal trainer. And you needed to be patient and brave. Brave, coraggioso. Very good. Now, here you had the grammar, mustn't, and have to, or don't have to, vi ricordavate? Quindi, choose the correct option. Let's have a look at number one. So, it was without to, quindi, has to and must with the base form of the verb without to. Quindi, non diciamo has to do, but has to do or must do. Very good. Now let's have a look at exercise number two. Dovevate usare la correct form of have to, quindi have to, ma nella forma corretta. Avevamo delle domande, avevamo delle negative. Let's have a look. So, do you have to work? I don't have to work. Quindi dovete ricordarvi di mettere il do. Oppure il does, se parliamo della terza persona. Ricordatevi che la terza persona do diventa does nel presente. Does a pilot have to do? A pilot has to have. E quindi questa S che l'avevamo messa nel does, ricordatevi poi di metterla. Non have, ma terza persona. A pilot has. Quindi terza persona al simple present aggiungete la S. And then again. Abbiamo il do you have to take, quando facciamo le domande dobbiamo usare l'ausiliare. Yes, we had to do, qui do è verbo, abbiamo dovuto fare un sacco di esami. Very good. Let's have a look at number three. Qui dovevate decidere se mettere have to or must, guardando la regola qui sopra. Quindi riguardiamo, have to era per descrivere un obligation, un obbligo, quando l'autorità è esterna. Invece must è descrivere queste obligation, questi obblighi, quando li abbiamo noi stessi imposti su noi stessi oppure altri nel presente e nel futuro. Let's go and check. Very good. So I'm a hairdresser. I don't have to start work early, but I have to work for long hours. Lei lavora da qualche parte e ha queste restrizioni, questi obblighi, quindi usiamo have to. In the saloon, I have to wash and cut people's hair. È quello che deve fare durante il lavoro. But she must be on time. Deve lei stessa essere in orario. And I mustn't be unfriendly or rude. E non devo essere scortese. Very good. Number four. The customers must be happy when they leave. I customer devono essere felici quando lasciano il saloon. Very good. Number four. Make sentences about the jobs in the box using must or mustn't. Vi ricordate qui? Quindi, doctors must have clean hands. Teacher mustn't shout at their students. Non devono gridare ai loro studenti. Mechanics have to know about cars. Drivers mustn't drive too fast. Non devono guidare troppo veloce. Journalists have to write true stories. Devono scrivere storie vere, non storie di immaginazione. Quelli sono i writers. And exactly, authors, gli autori, quindi writers, need to have a good imagination, have to have a good imagination, devono avere una buona immaginazione. Number five, you need to choose the correct option, again between have to, and here remember is a negative, so we don't have to get up early tomorrow, it's Saturday. You must be quiet in the library. Bisogna stare in silenzio nella library, nella biblioteca. You will have to finish that later. Dovrai finire quello più tardi. Ed è un obbligo esterno.
I must phone Ella, un obbligo interno, io devo chiamare Ella, I promised to call her today, le avevo promesso di chiamarla. Number five, you have to have a passport to travel abroad, ancora obligation dall'esterno, tu devi avere un passaporto per viaggiare all'estero. Very good, so thank you very much for your attention. It's all from me for now and I hope to see you soon. Bye bye.